25esimo turno di campionato in Serie D con la capolista Campobasso che fa la voce grossa e tra le mura amiche regola con un perentorio 4-0 il Castelnuovo. Gara quella del nuovo Romagnoli complicata per i neroverdi di Guido Di Fabio e condizionata anche dall'infortunio dell'assistente Bertozzi di Cesena e con la sostituzione di entrambi gli assistenti dopo consulto telefonico senza frutto dell'arbitro Gauzzolino di Torino. Castelnuovo con 3 sconfitte e un pari nelle ultime 4 e che dopodomani se la vedrà contro la vice capolista Notaresco in trasferta. Era una partita in equilibrio, avevamo preso un gol su un'autorete, però in campo tutte e due cercavamo di fare la partita, e abbiamo provato anche noi di ribaltarla. È capitato che il primo tempo è abbastanza equilibrato, il secondo tempo siamo rientrati e stiamo facendo delle buone cose, abbiamo perso una palla a centrocampo ed è venuto il 2-0 e dopo il 2-0 è stata più difficile, però fino a quel momento la partita era in equilibrio. A proposito di Notaresco, vittoria sofferta ma di grande carattere a Castelfidardo. Dopo essere andata sotto, la formazione rosso-blu ha il merito di rimettere a posto le cose in pochi minuti con Marchionni e Dos Santos, il giorno peraltro dell'esordio di Alberto Acquadro, chiamato a sostituire lo sfortunato Bianciardi. Vittoria che ha un peso specifico enorme considerando le tante assenze, Banegas su tutte, a cui Epifani ha dovuto far fronte. Adesso è necessario vincere sempre, cercando di stare lì dietro, cercando di rimanere più a lungo possibile attaccato al treno del Campobasso, anche se noi abbiamo una partita di meno, il campionato secondo me è ancora lunghissimo perché poi mancano a noi 11 partite, a loro 10, cercheremo di stare lì davanti fino alla fine, cercando di vivere un sogno che stiamo vivendo. Adesso non ci abbiamo più niente da perdere, ce la giocheremo sempre e cercheremo di vincere tutte le partite. Seconda vittoria consecutiva in pochi giorni per il Pineto, l'11 di Marco Pomante dopo il Monte Giorgio mercoledì regola anche il Porto Sant'Elpidio e continua la risalita alla classifica del girone F in attesa di completare i recuperi, 7 ancora da disputare. Minnozzi ancora una volta si conferma l'uomo in più dei biancazzurri che mercoledì vanno a Genzano contro una Cinzia Albalonga sconfitta in trasferta dalmatese. Avevo paura di questa partita perché non è facile affrontare una squadra che non ha nulla da perdere e noi siamo stati bravi a impattare subito la gara perché siamo andati subito con due gol di scarto. Normale, sono un po' tra virgolette dispiaciuto per il secondo tempo perché ci siamo un po' accontentati e abbiamo rischiato di fare tra virgolette il danno, perché quando prendi il 2-1 poi va a rischiare di pareggiare la partita che sinceramente non lo meritavi. Battuto di misura infine la Giuliano Varieti, la squadra di Bitetto crea ma sciupa e nel finale viene punita dalla rete di Galvagno che sfrutta una staffilata di zona dal limite dell'area di rigore. Non una buona giornata per i giallorossi, anche considerando la vittoria del Fiuggi sulla Recanatese. Okay, abbiamo anche cercato di riprenderla, ma mancava poco tempo, è stata una partita, come dire, un po' equilibrata se vogliamo. Noi abbiamo avuto anche nel primo tempo delle buone opportunità per passare in vantaggio, poi nel secondo ne abbiamo avute altre. Loro hanno espresso con molta sincerità un quarto d'ora del primo tempo dove noi non ci avevamo capito nulla, perché loro hanno tenuto, ci aggredivano, non ci facevano giocare e poi cercavano anche di giocare loro e bene, hanno tenuto più un predominio territoriale. Però per noi è un peccato perché era una partita che si poteva, ecco, dove magari l'episodio, l'azione, una rete poteva capitare anche a noi, invece è capitata a loro, andiamo a casa sempre comunque pieni di rabbia. Mercoledì si torna in campo per il turno infrasettimanale, anche la Vastese fermo ormai da tempo, ma non il Giulianova per casi di positività nel gruppo squadra dell'Olimpia Agnonese. Rinviato anche il derby molisano tra Vasto Girardi e Campobasso.